Onorevole Gadda, avete fatto un po' il punto sull'attuazione della legge che riguarda lo spreco alimentare, le esperienze che sono state fatte in questo periodo dall'approvazione. A che punto siamo? Che cosa è emerso da questo incontro? La legge è in vigore da quasi un anno, è entrata in vigore il 14 di settembre 2016 e sono davvero tante le iniziative che si sono sviluppate sul territorio nazionale. Oggi abbiamo voluto presentare quei progetti che sono stati portati avanti dalle città di piccole e medie dimensioni, dal nord Italia fino al sud, e sono legati proprio all'applicazione della norma. Peraltro, la scorsa settimana il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione dove si chiedeva ai Paesi membri di inserire nel proprio ordinamento politiche e norme per favorire la donazione delle eccedenze alimentari per solidarietà sociale. Ecco, i contenuti di quella risoluzione sono proprio i contenuti che noi in modo pionieristico, diciamo, abbiamo inserito nella norma nazionale. Proprio dal punto di vista delle buone pratiche, ovviamente senza far torto a nessuno, ne vogliamo ricordare una, magari tra quelle che avete presentato stamattina? Oggi erano presenti alcune città simboliche, c'era Varese, Empoli, Sant'Ino di Livenza che è un comune in provincia di Venezia e la città di Potenza, in rappresentanza di tutte le realtà locali. Cosa li accomuna? Il fatto innanzitutto di aver inserito uno sconto, un coefficiente di riduzione sulla tariffa rifiuti per chi dona le eccedenze alimentari e questo è un passaggio importante per rendere più appetibile l'applicazione della legge, oltre alle agevolazioni fiscali che la legge già introduce. E poi c'erano le esperienze di tanti altri comuni, ma le esperienze più varie legate alla donazione del pane, come nel comune di Carpi, piuttosto che il nuovo progetto che partirà con il MotoGP nel Mugello, che appunto servirà per recuperare tutte le eccedenze che si generano in questa grande manifestazione e che renderà le mense di solidarietà dei comuni del Mugello, diciamo, più virtuose da quel punto di vista. Quindi davvero la legge si presta ad essere interpretata e messa in pratica nelle maniere più diverse. Quando si parla di buone pratiche, spesso la cosa importante appunto è la replicabilità. Non pensa che in questo caso potrebbe essere magari anche utile trovare un modo per condividere queste idee? È certamente fondamentale. Intanto la legge 166, perché questo è il suo nome, fa diventare modello alcune delle esperienze più virtuose che erano nate nel nostro paese. Il tavolo che la legge istituisce, che è un tavolo istituzionale, sta lavorando alla costituzione di un portale dove si potranno mettere in comune e rendere sempre accessibili queste esperienze, perché davvero ci sono tantissime esperienze che devono essere conosciute e copiate.